oltre 1000 partecipanti provenienti da tutta Italia per la 6ª edizione del concorso musicale nazionale Lions Ortona Città d'Arte. Il concorso, articolato in due sezioni, musica a scuola ed esecuzione musicale, migliora di anno in anno, cresce il numero dei partecipanti e la qualità delle esecuzioni. Gremito il Teatro Tosti per la manifestazione finale, aperta dal coro dell'Università Uda Incanto, diretto dal maestro Christian Starinieri. Il direttore artistico del concorso è stato il maestro Mauro D'Alfonso. Bravissimi ed emozionati i premiati, giudicati dalla commissione presieduta dal maestro Piero Di Egidio. A presentarli la professoressa Rosanna Meletti e Arturo Iurisci, past president Lion ed ideatore del concorso. Ospiti della serata, il commissario prefettizio Gianluca Braga ed il magnifico rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, Liborio Stuppia. Ad Ortona ormai è diventato un appuntamento fisso, gradevole ed atteso. Siamo alla 6ª edizione di questo concorso nazionale ideato e portato avanti dal Lions Club di Ortona. Abbiamo la presidente Catiuscia Menna. Grande soddisfazione anche in questa edizione. Esattamente. Quest'anno ho questo onore come presidente di presiedere a questa 6ª edizione. Un service che è veramente per noi è diventato un fiore all'occhiello. Una delle macro aree di cui ci occupiamo sono appunto i giovani, e quindi pensare di portare nella nostra bella Ortona circa oltre 1200 ragazzi per esprimere il loro talento nella musica, che è una delle arti più nobili, veramente ci gratifica tanto. Ovviamente ogni anno più impegnativo il compito della giuria, perché il livello sale. Esattamente, ogni anno abbiamo grandi soddisfazioni e troviamo dei nuovi talenti. Poi quest'anno abbiamo un partenariato veramente d'élite, perché abbiamo coinvolto l'Università D'Annunzio di Chieti, che proprio questa sera poi aprirà la cerimonia finale con il loro coro, e quindi sarà un evento ancora più importante e più solenne.